No, no, perché ve lo dico ufficialmente. Sarà anche venerdì sarà presentata la querela contro questo sindaco di Paghino da parte della CISL per tutto quello che lui ha scritto in modo calunnioso. Io ve lo sto dicendo in anteprima. Venerdì ufficialmente l'avvocato presenterà la querela. Non ha capito che ha pensato. Cioè, vuole una cosa ufficialmente e poi la trasmetterò anche agli occhi. Perché è una cosa ufficiale. Ma che cosa ha detto di. Nando ci ha definito sindacalista dell'azienda Busso, e già è una cosa gravissima. Poi ci ha definito che come se noi siamo quelli che cerchiamo di isticare i lavoratori e cercare di creare quel malcontento che. Ma lui non si rende conto delle assurdità che dice da sindaco. Come può un sindaco non ascoltare il grido di lamento che viene da queste famiglie, suoi concittadini, che da 4 mesi, ma io mi stanco anche a dirlo, ma lo devo dire per forza, da 4 mesi non prendono, ma li state vedendo? Cioè, questo sindaco sta mortificando questi padri di famiglia, li sta umiliando, li sta umiliando, perché loro sicuramente ci sarà anche un accanimento forse politico, non lo so. Però io dico, caro sindaco, non c'entra quel colore politico di questi lavoratori. Qua c'entra che sono tuoi concittadini. Ma l'abbiamo votato, l'abbiamo votato. Tutti l'hanno votato, l'ha dichiarato il. Sto dicendo io, forse lui pensa che c'è. Sto dicendo io, forse lui pensa che ci sia un altro. Ma non è così. Qua stiamo parlando di 40 padri di famiglia. Non c'entra la politica, noi non veniamo qua a fare politica, non vogliamo venire in questo paese solo per divertimento, però veniamo perché siamo costretti, perché siamo chiamati dai nostri iscritti, da tutti i lavoratori e abbiamo il dovere morale di essere qui presenti con loro. Anche lui dovrebbe essere qui presente a spiegarci. Sta arrivando. È inutile che ci manda i fax dove dice che ci manderà 50.000 euro, 50.000 euro entro il 15, scusa Rizzo. Ma come può dire che farà un accredito di 50.000 euro entro il 15 di maggio? Ma lui lo sa, lo conosce il capitolato, che solo il capitolato prevede circa, se non ricordo male, 200.000 euro al mese. Più i viaggi, 30.000 euro di viaggi in discarica, andiamo a 230.000 euro. Io non sono bravo in matematica, però l'ho letto, semplicemente l'ho letto, il capitolato che lui ha fatto, lui e il comune, il suo ragioniere capo. Ma un canone di 230.000 euro al mese e questa amministrazione è ferma ad agosto 2014 con i pagamenti. Invece con il canone di conferimento è fermo a gennaio 2014. Ora che lui prevede una spesa di 50.000, un mandato di 50.000 euro, ma che cosa vuole? Vuole fare forse ridere i polli? È un'ennesima mortificazione per questi lavoratori. Lui evidentemente ha sbagliato le previsioni, perché la Tari, solo la Tari non basta. Lui ovviamente deve far fronte alle spese di cassa corrente, con le spese di cassa corrente, deve pagare questi lavoratori, ma è stato anche lui a dirlo. Io ho qualche video messo da parte dove lui è il primo a battersi il cuore dicendo al vecchio sindaco di pagare questi lavoratori. Ma sindaco, per l'ennesima volta, che cosa è cambiato? Sembra gli stessi lavoratori sono, da anni. Caro sindaco di Paghino, invece di pagare amici e parenti, paghi i dipendenti di Busso! Quello che dicevi prima!